Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica, l'ordinamento del Comune e di agire solo ed esclusivamente per il bene di tutti i cittadini di Casalbuono. Ritorno ufficialmente sulla poltrona di sindaco Attilio Romano. Venerdì a Casalbuono si è tenuto l'insediamento del nuovo consiglio comunale. Il primo cittadino giurato ha indossato la fascia tricolore dando il via alla nuova consiliatura. Ufficializzata anche la giunta. Ne entrano a far parte nel ruolo di vice sindaco Maria Maddalena Veneziano, a cui sono state affidate anche le deleghe a turismo, pari opportunità e decoro urbano, e nel ruolo di assessore Vincenzo Ferraro, con deleghe all'ambiente e al ciclo integrato delle acque. Il primo cittadino ha deciso di assegnare deleghe anche agli altri consiglieri. Poi sulla giornata è calato un lungo applauso beneaugurante. Cambio al vertice ad Auletta, dove venerdì a giurare sulla Costituzione è stato il neoeletto sindaco Antonio Caggiano, che è riuscito a spuntarla alle urne sull'uscente Pietro Pessolano. La nuova giunta sarà formata dal vice sindaco Gerardo De Maffutis, risultato il più votato della lista, a cui sono state affidate anche le deleghe a salute, istruzione e protezione civile, e Antonella Cavallo, assessore all'agricoltura e alle politiche sociali. Anche qui deleghe a tutti i consiglieri, mentre capogruppo di maggioranza è stato nominato Donato Gagliardi. E domenica tocca ad altri tre consigli comunali insediarsi. Alle 17:30 sarà la volta della sindaca Concetta Amato a Casaletto. Alle 18 toccherà Giampiero Nuzzo a Caselle in Pittari e alle 19 a Enrico Zambrotti a San Pietro Altanagro. Lunedì invece alle 18:30 primo consiglio comunale della nuova era Florenzano a Morigerati.